Buonasera a tutti, questo è il nostro secondo incontro della settimana, diciamo, inaugurale del nuovo ciclo di Casa dei Saperi Fondazione Pini sul tema delle radici. Siamo reduci da 2 anni bellissimi, bellissimi, come dire, Covid permettendo, sul tema delle nuove utopie, ma forse anche grazie al Covid abbiamo potuto approfondire il tema delle nuove utopie proprio in maniera molto hard, anche, no? Lavorando su questioni fondamentali, da cui poi è emersa quest'idea di lavorare, riflettere, costruire un gruppo di pensiero, di discussione, di dialogo, sul tema delle radici. Come dicevo ieri, il tema delle radici c'è stato così, insomma, ci è venuto fuori dal gruppo di lavoro che è formato appunto da Lisa Gianni, Tamar Gov, Cristina Travanini e Sonia D'Alto. È nata quest'idea anche proprio all'interno del contesto in cui che stiamo vivendo, perché questa grande domanda di senso che ci preme tutti, sia a livello individuale che a livello sociale, a livello politico, a livello economico, a livello educativo, no? Ma che senso ha quello che sta succedendo? Che senso ha l'essere una comunità in questo momento dove siamo tutti lontani? Che senso ha fare scuola, no? In un contesto in cui i principi fondamentali della scuola, che sono quelli della relazione, dell'interazione, delle emozioni, della motivazione, vengono in qualche modo, sono stati minati proprio, no? Alle radici, appunto. E allora il tema delle radici è venuto fuori come un tema super transdisciplinare, come piace lavorare a noi, per cui coinvolge i campi diversi, dalla filosofia alla storia. Oggi abbiamo come Carlo Greppi, che ringrazio, alla botanica, al disegno dei giardini, alla biologia, all'antropologia, al linguaggio, alla letteratura. Veramente copre le radici, sono in tutti, sono protagoniste di tanti campi del sapere, ed sono i campi che noi vogliamo in qualche modo battere, no? Proprio come i piedi che battono il suolo. Di quel bellissimo libro di Bailly che si chiama La frase urbana, no? Che dice che non c'è modo di conoscere una città se non battendola pezzo per pezzo e potendone, diciamo, in qualche modo captare le radici profonde. Ecco, oggi siamo a parlare di storia, che è una cosa, tra l'altro, un argomento che a me preme molto, perché ho avuto sempre una grande difficoltà a studiare la storia per come me la insegnavano. E dunque sono molto emozionata di avere qui Carlo Greppi, che è uno storico, scrittore, e appunto ha un approccio alla storia molto diverso da quello a cui noi siamo in qualche modo abituati. Per cui io lascio la parola a Carlo Greppi e ad Elisa Gianni, che lo introduce, e vi auguro buon dialogo e buon intervento. Grazie Valeria Cantoni è la direttrice della Casa dei Saperi e oggi sì, riprendiamo un po' il percorso che abbiamo inaugurato ieri, che è un po' il modo per lanciare appunto questo nuovo tema, le radici di cui ha già parlato Valeria. Radici Primi Semi è questa 4 giorni in cui attraverso 4 incontri pubblici anche diversi, ieri abbiamo avuto un dibattito con un'artista, Maria Teresa Alves, che ha parlato di radici in termini botanici, quasi mi verrebbe da dire, oltre che artistici, appunto. Affrontiamo, svisceriamo questo tema e lanciamo appunto questa nuova ricerca che ci occuperà per il biennio 2021 e 2022. Scusa Elisa, ti interrompo un secondo, scusa, perché mi sono dimenticata di dirvi una cosa, che noi registriamo e chi ha problemi come dire, di fare sì che il suo volto venga registrato, spegne la telecamera. Chi non ha problemi la lascia accesa e sta con noi, ci fa compagnia. Grazie Valeria per la puntualizzazione che ci era doverosa effettivamente. E, appunto, oggi a parlare con noi di radici c'è Carlo Greppi. Carlo Greppi è uno storico e scrittore, ma è anche cofondatore dell'Associazione Deinà,
membro del comitato scientifico Ferruccio Parri, curatore della collana Fact Checking, la storia, la prova dei fatti di La Terza. Carlo ha una produzione letteraria, diciamo, importante, mi verrebbe da dire. Scrive molti libri anche per ragazzi. Il suo ultimo libro, effettivamente, è uscito un mese fa, si intitola Si stava meglio quando si stava peggio, 20 luoghi, oddio, sfatare 20 luoghi comuni da sfatare, scusami Carlo, mi sono impappinata sul titolo, ed è uscito proprio per una collana che si chiama Ricreazioni di Chiare Lettere, che proprio è dedicata ai cittadini di domani, così almeno viene presentata dalle stesse Chiare Lettere. Tra i suoi libri c'è anche però un libro che è un po' un testo manifesto, lui stesso lo definisce, che è La storia ci salverà, una dichiarazione d'amore. E è da questi due libri proprio che parte l'invito anche che abbiamo fatto a Carlo di tenere oggi questa lezione per cercare di capire in qualche modo appunto come, cioè, noi conosciamo la metafora delle radici da un punto di vista storico per un abuso, forse più che un uso, che ne è stato fatto soprattutto nel secolo scorso, e sono chiari a tutti, diciamo, l'uso identitario, l'abuso appunto metaforico che è stato fatto delle radici dalle peggiori ideologie del secolo scorso. Ma diciamo, questo nuovo biennio nasce anche per, forse da questo punto di vista, riabilitare anche un po' questa metafora delle radici, che è una metafora comunque che noi pensiamo sia molto importante, oltre alle radici, quelle botaniche, che pensiamo siano fondamentali e un ottimo esempio. Io quindi non mi prolungo oltre, lascio a te la parola, Carlo, per questa lezione che abbiamo intitolato Le radici dell'umanità, educarsi alla storia universale. Grazie Carlo e a te la parola. Grazie mille Elisa, grazie anche a Valeria per averci introdotto e alla Fondazione Pini per l'invito. Ci siamo dati un obiettivo molto ambizioso a proposito di Casa dei Saperi, cioè provare, diciamo, a scandire questo incontro in tre tempi, il primo un po' più corposo nel quale sarete costretti ad assistere a un mio breve monologo. Appunto, molto in generale sul rapporto che abbiamo con la storia, che abbiamo avuto con la storia. Poi ci sarà un secondo passaggio in cui tenterò di fare un po' una fusione a freddo tra quello che mi è capitato di scrivere, di dire, appunto, in particolare in questi ultimi due libri che sono stati citati. E poi ci sarà un ultimo spazio per domande, interventi, critiche, insomma, per un dialogo, sebbene rapido a chiudere. Ovviamente il vantaggio, mi faccio momentaneamente regia, strigliatemi se sbaglio, il vantaggio di questo genere di incontri è che se vengono commenti anche nel corso delle prime due fasi dell'incontro potete scrivervi e noi poi li leggiamo, per cui non siate timidi e timide, ecco. Io partirei per poi arrivare appunto a sprofondare nelle radici. Come vedete, le metafore si affollano nella nostra mente, nelle nostre parole continuamente. Partirei da un aggettivo che secondo me è un po' un nodo cruciale che sottosta a tutto questo discorrere intorno alle radici in maniera molto seria, come ho visto che voi state facendo, o in maniera molto superficiale, come spesso si fa. L'aggettivo appunto è la nostra storia. Sapete quando si dice è la nostra storia? Vorrei partire un po' da lì. Perché noi diciamo è la nostra storia? Cosa pensiamo soprattutto quando diciamo è la nostra storia? Prima Valeria parlava di comunità, che è una parola bellissima, che però può anche essere una parola atroce, feroce, escludente, dipende ovviamente da come la intendiamo. Allora io voglio partire da quello che è, inizio a fare un piccolo bisticcio tra periodi, quello che è considerato forse il più grande storico del Novecento, che però non si occupava di Novecento, e cioè Marc Bloch. Lui era un medievista, studiava il Medioevo, ma appunto tra gli storici vissuti nel Novecento è considerato sicuramente uno dei più grandi, da molti il più grande.
Bloch ha avuto un percorso molto particolare anche perché è stato un percorso di presa di coscienza del ruolo della storia e della cultura nel presente. Tra le ultime cose che ha scritto, insomma, lo cito a memoria, c'è questa sorta di autocritica straziante. Siamo ormai in piena Europa nera, no? Siamo in quello scenario che Lisa evocava prima. Il nazismo ha conquistato l'Europa, Bloch è entrato nella resistenza, perderà la vita combattendo contro i fascismi, e lui dice, scrive, siamo stati ciechi, ci siamo rinchiusi nelle nostre torri d'avorio, non ci siamo resi conto che il mondo andava alla rovina e avremmo dovuto stare di più nel mondo. Spesso invece Bloch viene un po' tirato per la giacchetta anche in virtù di cose che ha scritto prima, ma io credo che uno studioso, soprattutto un pensatore così luminoso come lui è, vada valutato, come dire, con il senno del poi, no? alla luce di tutto il percorso che ha fatto, anche per rispetto del percorso che ha fatto. Ecco, Bloch è in Apologia della Storia, che è il suo grande manifesto, che è la grande apologia del Novecento, forse è la più grande apologia della storia che mai sia stata scritta. A un certo punto scrive che l'unica storia autentica è la storia universale. E io ho trovato questo passaggio veramente folgorante. Allora volevo, come dire, fare una rapidissima carrellata del tutto vaga e imprecisa, ma per, insomma, per aiutarci un po' a capire cosa si nasconde dietro quest'altro aggettivo, no? Che è universale. Non è la prima volta che storia universale viene usata, ovviamente, come espressione, ma come ci ha insegnato Luciano Canfora, io sono prevalentemente, mi occupo prevalentemente di Novecento, però insomma mi ispiro e studio anche studiosi che si sono occupati di altre epoche. E Canfora ci ricorda che le storie universali, che sono state in effetti scritte nei secoli scorsi, in particolare tra 800 e 900, erano di fatto delle storie d'Europa, delle storie in cui si raccontava appunto si raccontavano le vicende europee e come gli europei avevano conquistato e poi dominato il mondo, esattamente come, per esempio, per Polibio la storia universale fondamentalmente era la storia romana del Mediterraneo. In entrambi i casi lo vediamo, si tratta di storie di dominio, comunque dal punto di vista, come si dice, dei vincitori. Anche su questo ci sarebbe moltissimo da dire, ma rifuggo questa stradina laterale, stradona laterale, però fondamentalmente appunto sono le storie di un punto di vista territoriale, per quanto relativamente ampio, appunto l'impero romano andando molto a ritroso, oppure i paesi europei che hanno colonizzato il mondo, parlando appunto dell'età contemporanea, che si volevano appunto storie universali, che in qualche modo, come dire, non escludessero dal racconto anche quelli che erano stati tradizionalmente conquistati e dominati. Però, insomma, questa rapidissima carrellata, faccio un passaggio, diciamo, in età moderna che credo che sia cruciale, e poi arrivo ai tempi più recenti, che credo che siano anche quelli che ci interessano di più. Sempre continuando a orbitare intorno all'aggettivo universale. Noi tutti siamo un po' figli della rivoluzione francese, appunto anche le metafore spaziali, a proposito di metafore che usiamo, la destra e la sinistra, per parlare di politica, nascono due secoli abbondanti fa, appunto in seguito alla rivoluzione francese. Forse tendiamo a dimenticare troppo spesso che la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 dimenticava gli schiavi e le donne. Mica poco, non è che dimenticasse i cani, scusate la brutalità, cioè dimenticava metà del mondo, cioè le donne, e dimenticava gli schiavi, che erano appunto i dominati per antonomasia, no? Stessa cosa la dichiarazione di indipendenza americana, a cui tra l'altro la dichiarazione francese si ispirava, che nel 1776 escludeva di nuovo le donne, i neri, non solo gli schiavi, ma anche quelli non in condizioni di schiavitù, e quelli che noi chiamiamo impropriamente i nativi americani.
che in realtà a quel punto erano discendenti dei nativi, perché anche gli immigrati europei che avevano conquistato le Americhe, le generazioni successive erano a loro volta native. Appunto, sullo stesso termine nativi ci sarebbe da discutere moltissimo. Fondamentalmente, quel grande passaggio, diciamo, verso una concezione universale dell'umanità parla di maschi bianchi, senza girarci intorno. Poi è stato un passaggio fondamentale che ha permesso, per esempio, a Alain de Gouges, che poi è condannata alla ghigliottina, di scrivere la dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina nel 91, 1791, in cui proclama l'uguaglianza politica, giuridica, sociale tra donne e uomini. Per cui, dicendo, come dire, fischia al fallo, dicendo forse state dimenticando qualcosa di fondamentale. Peraltro, scusate parentesi, storica, mi fa particolarmente piacere che in questo ciclo di incontri io sia l'unico uomo su quattro relatori, dovrei dire su quattro relatrici, perché tre sono donne, e mi fa molto piacere, ma lo dico sul serio, nel senso che è tutt'oggi molto raro che ci sia equilibrio, solitamente lo sappiamo, cioè sono 6-7 uomini, una donna, se va bene, e per cui il fatto che sia addirittura ribaltata la proporzione trovo che sia un bellissimo segnale, non so quanto voluto, comunque io ho apprezzato moltissimo. Ti dirò di più, Carlo, è anche proporzionale alle quote di del team curatoriale, per cui... Ho visto anche quello, sì. Niente, per cui insomma, dopo avere, siamo partiti dall'aggettivo nostra, siamo passati per l'aggettivo universale, arriviamo, come dire, all'elefante nel salotto, no? Cioè che è l'uso politico dell'identità, come si dice oggi. C'è questo grande processo che gli storici conoscono benissimo, ma che purtroppo rimane molto appannaggio appunto degli studi storici, del dibattito tra storici, cioè il nation building, la costruzione della nazione, la costruzione del senso di appartenenza soprattutto alla nazione, perché una nazione esiste solo se qualcuno crede che essa esista. Questa è, come dire, la condizione sine qua non, che è un processo che fondamentalmente si incardina nell'Ottocento europeo e che poi contamina, uso non a caso il verbo contaminare che è usato anche con accezione positiva, ma io lo voglio usare con accezione negativa, contamina anche il resto del mondo, e per cui quello che succede è visto in prospettiva storica è qualcosa, a mio avviso, di scioccante, per quanto del tutto comprensibile. Nel corso di pochi decenni, fondamentalmente, quello che succede è che le generazioni che arrivano dopo, mediamente ovviamente, tendono a considerare le nazioni come qualcosa di naturale, come qualcosa che esiste in natura, come qualcosa a cui si appartiene, delle comunità radicate nel tempo antico, slanciate verso l'infinito e oltre, per citare Buzz Lightyear. E questa cosa, dico che è scioccante, perché come si accennava prima nell'intervento di Elisa che a introdurre l'incontro, ha generato solo dei disastri, come dire, senza precedenti. Penso in particolare alle due guerre mondiali e a tutte le frizioni identitarie, appunto, sclerotizzate in una maniera spesso irrisolvibile. Pensate appunto ai conflitti, che ne so, all'Irlanda del Nord, ai Paesi Baschi, c'è, cioè anche solo i micro conflitti all'interno degli stati nazione che stridono continuamente. Pensate alla storia degli ebrei, dei rom, cioè laddove non si riusciva a incastrare appunto questo senso di appartenenza con poi la realtà dei fatti, perché noi abbiamo singolarmente identità plurali, scusate se vado veloce, però noi parliamo una lingua, siamo in un territorio, abbiamo delle convinzioni, degli ideali, un carattere, un aspetto fisico, cioè delle volte queste cose, come dire, si aggrumano in maniera vagamente coerente in un territorio più o meno circoscritto, ma spesso sta cosa stride da tutte le parti, e già era così nell'Ottocento e nel Novecento, figuriamoci adesso, ma ci arrivo. E questa cosa appunto ha generato fondamentalmente per lo più disastri. E ci arrivo. Io credo che la vera questione di oggi
sia che è quanto mai urgente, e tutto il mio lavoro che è stato accennato prima cerca di andare in questa direzione. Smascherare, sfatare, smontare tutti quelli che vengono chiamati costrutti culturali. Cioè, io poi sono, per mia natura, a differenza del grande Barbero, che stimo enormemente anche perché ha questa capacità di essere divertente, per cui dirò una cosa un po' paradossale. Cioè, io sono uno, come vedete, molto, molto serioso quando parlo di queste cose perché mi infiammano, perché mi appassionano, perché penso che appunto abbiano degli effetti poi sulla vita delle persone. Però l'invito che vi faccio è di essere più leggeri, più irriverenti e di imparare, soprattutto visto che molti di voi lavorano, credo, con discenti. Di imparare a trasmettere questa provvisorietà delle cose che percepiamo, sentiamo e crediamo che esistano, appunto, come se fossero in natura. E per cui, quando sono stato invitato da Elisa, che sapeva benissimo che sarei stato critico nel confronto della metafora delle radici, come avrete intuito, sono critico in generale, invito a fare molta attenzione alle metafore in generale. Ne uso un'altra facilissima da distruggere, la casa, che è usata per lo più dalla retorica dell'ultradestra, eccetera, eccetera. Però tutti noi usiamo l'espressione casa riferendoci alla città, al paese, alla regione in cui viviamo, ma non è una casa. Non è una cosa da poco, così Elisa mi avvicino a ridarti la parola. Non è una cosa da poco, nel senso che se noi continuiamo a chiamare casa l'Italia, faccio per dire, noi iniziamo a pensare che di quella casa noi abbiamo le chiavi, che se qualcuno ci entra in casa viola lo spazio in cui noi viviamo, che abbiamo comprato, che stiamo affittando, nel quale ci sono i nostri affetti che vanno protetti, non so come dire, cioè, è una cosa che diventa appunto un contagio, scusate se uso un'immagine forte. Ci sono due testi fondamentali che vi invito a leggere, soprattutto il primo, perché il secondo è in realtà una raccolta di saggi che hanno comunque, sentono il trascorrere del tempo. Il primo si chiama Comunità immaginate di Benedict Anderson, è uno studioso eclettico, sociologo, veramente esperto di sud-est asiatico, per capirci. E l'altro è L'invenzione della tradizione curato da Hobsbawm e Ranger, del quale in realtà conviene leggere fondamentalmente l'introduzione, perché poi è appunto una raccolta di saggi. Comunità immaginate di Anderson, sono entrambi due libri che uscivano quando io stavo nascendo, tra l'82 e l'83, per cui non sono libri recenti, e da lì sono considerati dei pilastri per chi non mastica gli studi storici. Dagli storici, perché quello che viene fuori da questi due lavori è che appunto le nazioni, fino a lì si pensava che il nazionalismo fosse una creazione umana, ma che fondamentalmente le nazioni fossero qualcosa che esisteva in natura, per così dire. Quei due libri distruggono nel mondo degli studiosi questa credenza più o meno esplicitata, più o meno implicita. Anderson, racconta in maniera cristallina quanto è stato importante l'uso della lingua e il grande successo della carta stampata, in particolare dei romanzi ottocenteschi, cioè, per far sentire comunità, a proposito, no? Di comunità, le persone all'interno di un'area linguistica, perché poi spesso le nazioni corrispondono a un'unità linguistica, ma anche su questo si potrebbe discutere all'infinito. Pensiamo all'Italia unita, per quanti decenni non è stata, come dire, unita linguisticamente, pensiamo alla Svizzera, pensiamo appunto al Regno Unito, possiamo andare avanti all'infinito. Però Anderson racconta bene, come dire, quali sono stati i principali strumenti con i quali si è creato questo senso di appartenenza, quelli che sappiamo e quelli che lui ha intuito meglio di altri, quelli che sappiamo sono la scuola, l'esercito e via dicendo. E soprattutto usa questa immagine molto semplice, dire con chi ci, scusate se lo parafraso, con chi ci sentiamo noi comunità? Con le persone che conosciamo, no? Io mi sento comunità con gli storici con i quali porto avanti, io ho vari progetti collettivi, sono stati accennati, con la mia famiglia che è qua oltre queste mura, con
con il mio gruppo di amici d'infanzia con cui ho fondato una squadra di calcio. Questo è un sentirsi di comunità che corrisponde all'esperienza reale. Il fatto che una costruzione culturale come la nazione, ma come tante altre, diciamo territoriale, ci induca a sentirci comunità con decine di milioni di persone che non abbiamo mai visto, che mai conosceremo e che probabilmente per la maggior parte ci starebbero anche sulle palle, scusate il francesismo, è una, come dire, è la dimostrazione che nel bene e nel male, in questo caso secondo me nel male, la cultura in senso lato, cioè appunto contrapposta alla natura per capirci, può plasmarci come ci pare. Cioè nel giro di un paio di generazioni noi saremo disposti, rilascio la parola a Elisa, a morire, a uccidere per quella comunità che non esiste. E io credo che sia un po' qua il ganglo, no? Problematico della questione. Poi ovviamente non è che io sono il giudice delle metafore. Io nel libro Chiare Lettere, che è soprattutto in primis rivolto ai ragazzi, ma ovviamente anche a chi con i ragazzi lavora, cioè a tutti gli adulti interessati, eccetera, l'ho diviso in quattro parti che si intitolano Parole, storia, noi e loro e metafore. La quarta parte avrei voluto, l'avevo intitolata Metafore sconclusionate. E l'editor di Chiare Lettere mi ha fatto notare che sarebbe stata l'unica parte con un aggettivo per cui c'era una certa difformità, e in effetti aveva ragione, per cui ho tolto l'aggettivo sconclusionate. Tra queste metafore sconclusionate, appunto, c'è la radice. Ovviamente la mia opinione, che però credo che sia giusto e doveroso condividere con i lettori, in questo caso con voi, piccola comunità di questo momento, perché secondo me, ritorno un po', come dire, alle cose che ho detto nei minuti precedenti, secondo me la metafora della radice ha senso se, come ha fatto il grande Primo Levi, se è usata per cercare un po', con la totale consapevolezza del fatto che sia una metafora, per cercare un po' dov'è che si radica per l'appunto la nostra personalità, dov'è che ci sentiamo saldi, quali sono appunto i nostri riferimenti culturali, umani, politici, eccetera, eccetera. Oppure, e faccio un balzo dall'individuo all'umanità intera, soprattutto alla luce dell'ultimo processo di globalizzazione che ha definitivamente scardinato nella realtà dei fatti, purtroppo i confini continuano a esistere, però i confini come li si intendevano per secoli, solo se la si riferisce all'umanità intera. E per riprendere Bloch, l'unica storia autentica è la storia universale. Per cui adesso potremmo, come dire, andare un po' più addentro alla questione delle radici, però ho cercato di darvi un po' una panoramica su come intendo io, e non sono ovviamente il solo, la storia. Grazie Carlo per questa prima così infornata di informazioni, di suggerimenti. Questo peraltro è il libro che citava Carlo di Primo Levi, che è La ricerca delle radici, che è sulla mia scrivania perché sarà, questo lo possiamo anticipare, il group reading della Casa dei Saperi che inizierà fra qualche settimana, quindi colgo già questa occasione per dirvi questo. E in realtà appunto tu, Carlo, dicevi non sei l'unico critico, e quindi cito per te una citazione che tu ancora non hai fatto ma che penso farai a breve, se ho imparato, se ti ho ascoltato abbastanza, che è Marco Aimen, e chi come lui in qualche modo cita un'evidenza, cioè gli uomini non sono alberi e quindi non ha senso parlare di radici. E non solo, in qualche modo Marco Aimen, appunto l'antropologo, ci dice: fino ad oggi gli uomini si sono salvati grazie ai piedi, grazie al movimento. Però appunto sì, in realtà volevo citare questa cosa, ma soltanto per ricollegarmi a si stava meglio quando si stava peggio. E la cosa che mi ha incuriosito, vabbè, il libro che è interessante tutto, è un po'... e spero di non spoilerare niente, perdonami Carlo, tu presenti questa battaglia contro i luoghi comuni come una battaglia di responsabilità. E quindi la mia domanda è se è qui in qualche modo se l'educarsi a una storia universale passa anche, come passa, attraverso la responsabilità,
o alla, diciamo, alla battaglia dei luoghi comuni, dici tu. Ma guarda, sì, come dire, sfondi una porta che neanche c'è, per cui domanda che mi fa particolarmente piacere affrontare. Io penso che tutto il nostro lavoro di intellettuali, di formatori, di educatori, di adulti, in un mondo in cui ci sono gli adulti e i non ancora adulti, sia quello sì di educarci alla responsabilità, innanzitutto ovviamente di quello che, rispetto a quello che facciamo, ai nostri comportamenti, alle nostre azioni, ma anche rispetto a quello che diciamo e che pensiamo, perché le nostre azioni sono orientate dai nostri valori, veri o presunti, insomma, superficiali o profondi, e da quello che crediamo e da quello che diciamo. E sappiamo che pensiero e parole si influenzano reciprocamente. E, per cui, come dire, sprofondando, vedete, poi a furia di lavorarci su, ti accorgi di quante metafore usi e quante poi sono innocue, quante invece implicano, come dire, dei presupposti che potrebbero anche non avere senso. Per cui, sprofondando nel qui e ora, quello che io e noi stiamo cercando di fare su più assi è quello, soprattutto rispetto alla storia, che è un po' la nostra mission, il nostro core business, come si dice, è quello di riportare a dei dati di realtà il dibattito pubblico. Dico su più assi perché io sto parallelamente, abbiamo fondato un sito che si chiama lastoriatutta.org un anno fa, che è diviso in varie sezioni, cito quelle più esemplificative che sono rimozione, distorsioni e stereotipi, proprio per invitare una responsabilità nei confronti del nostro passato, lo metto tra virgolette ovviamente, cioè della specie umana che si è territorializzata. E poi con Fact Checking, la serie che curo per Editori La Terza, andiamo proprio a prendere di petto alcuni dei mantra che vengono usati e ripetuti alla nausea nello spazio pubblico. È uscito, la collana è stata inaugurata dal mio L'antifascismo non serve più a niente, poi è uscito Allora le foibe, ne avrete sentito parlare perché ha fatto molto discutere del collega Enrico Betti. E adesso è uscito da pochi giorni anche I partigiani però, della collega Chiara Colombini, e tra 2 settimane esce un libro di cui vi vorrei leggere, qua siamo spoiling durissimo, L'Incipit. Chi è italiano? Chi abita in Italia? In Italia il 1 gennaio 2020 risiedono legalmente 5.400.000 persone che hanno cittadinanza estera, l'8,9% della popolazione. E italiano chi ha la cittadinanza italiana. Oltre 5.400.000 possessori di cittadinanza italiana vivono stabilmente fuori dal confine del paese. E italiano chi parla italiano? L'italiano è la lingua ufficiale in Svizzera, dove oltre 600.000 persone di madrelingua italiana sono cittadini svizzeri, e lingua ufficiale pure in Croazia, Slovenia, Città del Vaticano e San Marino. In quest'ultimo stato la percentuale di parlanti italiano sulla popolazione del 100%, superiore quindi alla stessa Italia, dove gli italiani, gli italofoni madrelingua, sono solo il 95%, 57 milioni. Secondo le ultime rilevazioni, scusate, ci sono ancora 2 passaggi, in Argentina c'è oltre 1,5 milioni di abitanti che parla italiano, negli Stati Uniti e in Canada oltre 500.000. A questi andrebbero aggiunti milioni di persone che parlano italiano come seconda lingua, più di 1,5 milioni solo in Albania, più della metà della popolazione. E italiano chi ha origini italiane? Secondo le ultime statistiche, i discendenti italiani sparsi nel mondo, i cosiddetti oriundi, sono tra i 60 e gli 80 milioni, più di chi risiede in Italia. E italiano chi nasce sul suolo italiano. Questa definizione, che peraltro sembra tra le più lineari e semplici da applicarsi, condivido, al momento, 2021, non è prevista dall'ordinamento giuridico italiano. Essere nato in Italia non basta per essere italiano, secondo la nostra legge, la legge italiana. Questo libro, che vedrete in libreria appunto tra 2 settimane, si intitola Prima gli italiani ed è firmato da Francesco Filippi, che è amico, collega, autore di 2 libri di meritatissimo successo sul fascismo e sulle bufale che ancora circolano su Mussolini. Sono arrivato al cuore del problema, no? Perché poi è quello che dicevo all'inizio, cioè le metafore hanno un effetto reale sulla vita delle persone, per quello che io sono appassionatamente critico e ovviamente sempre aperto alla discussione sulla questione delle radici, perché come ci hanno insegnato gli antropologi come Marco Aime, che ha fatto dei lavori straordinari in questo senso,
ma come ci hanno insegnato appunto anche studiosi di scienze dure come Stefano Mancuso, che è un grande esperto appunto di piante, c'è una differenza abissale tra gli esseri umani e le piante, cioè che gli esseri umani le radici non ce l'hanno. E le piante migrano, ho scoperto da Mancuso, ma migrano a distanza di generazioni. In effetti, avendolo letto, come dire, mi è sembrata poi un'ovvietà, e questa è la grande capacità degli studiosi che sanno raccontare, che sanno divulgare. E invece gli esseri umani migrano proprio da sempre, migrano e basta. Io nel libro, appunto, Chiare Lettere, si stava meglio quando si stava peggio, parto da un'immagine molto semplice, appunto, rivolgendomi soprattutto ai ragazzi, innanzitutto ai ragazzi, perché lo faccio anche sempre qua in casa. Avete mai fatto caso ai titoli di coda di un qualunque film di Hollywood? Perché poi, come dire, il nostro cognome, il nostro nome è una cosa che ci portiamo dietro. In effetti, quello sì, per generazioni, che in qualche modo è anche un po' un marchio, no? Marchio di fabbrica che ci rimane addosso. Io, per esempio, faccio un esempio di queste ore, sto sentendo il CONGI, che è il coordinamento delle nuove generazioni italiane, per una cosa che non posso dire, faccio queste telefonate con persone totalmente italiane, cioè che parlano un italiano perfetto, che vivono in Italia, sono nati in Italia, sono seconde generazione, così si dice, che però hanno dei nomi e dei cognomi, soprattutto dei cognomi, che io magari tipo un'ora fa ho detto: mi puoi mandare poi su WhatsApp il tuo nome esatto, così lo memorizzo senza sbagliare, perché sono nomi che vengono da altre culture, però loro sono italiani. E allora, come dire, facendo un balzo oltreoceano, dico: fate caso, appunto, ai titoli di coda del film di Hollywood, questa cosa delle radici si sgretola, crolla, non ha senso, cioè nel senso, perché il pensare che noi abbiamo metaforicamente delle radici, quello che fondamentalmente sottintende, come è stato accennato da Elisa prima benissimo, cioè questa cosa, sangue e suolo, non so se vi suona, no? Sangue e suolo è stato il grande mantra del nazismo, cioè l'idea che noi siamo ancorati al suolo, perché abbiamo le radici nel suolo, e per cui su quel suolo fondamentalmente abbiamo diritto, non è così dissimile alla metafora della casa, è ancora più trascinante, più coinvolgente, perché non, è proprio il nostro stesso nutrimento che viene da quel suolo lì, e tu non puoi arrivare sul mio suolo e trapiantarti, anche se in realtà le piante si trapiantano. Come vedete, poi a volte mi inciampo anche nella stessa critica delle metafore, però credo che sia importante rifletterci su, perché è veramente, cioè, i nostri pensieri vengono forgiati da quello che diciamo, da quello che pensiamo. E poi, come dicevo all'inizio di questa seconda parte, breve e molto critica come preannunciato, appunto, io non è che sono il grande censore che arriva e dico: non si può usare la metafora delle radici. Mi rincorrerebbe anche tantissimo trovare il modo di rigenerarla, di uscirne lateralmente, poterla usare senza tutto questo peso addosso. Faccio un altro esempio, ma credo che mi abbiate inquadrato ormai, la bandiera. Io poi sono nato nell'82, per cui sono veramente figlio della globalizzazione, cioè proprio anagraficamente. E poi la storia del tricolore italiano ha una sua caduta rovinosa nell'estrema destra con il fascismo, e dal fascismo in avanti, con momenti di risollevamento, cioè, però io, se vedo una bandiera tricolore, mi si accappona la pelle proprio, e non penso che quella roba sia recuperabile, non penso che si possa recuperare, perché vedo, poi probabilmente c'ho anche la deformazione professionale, perché vedo solo il male che la bandiera porta, non solo quella italiana, però ovviamente essendo nato e cresciuto prevalentemente in Italia, questa cosa la percepisco da vicino, la cultura italiana la conosco meglio di altre. Ma ugualmente, appunto, vedere la bandiera americana in un film di Hollywood, di cui si parlava un secondo fa, cioè a me fa quell'effetto lì, la bandiera.
la metafora delle radici forse non fa un effetto così drammatico, così a mio avviso irrimediabile e recuperabile, però comunque non è troppo dissimile. Ho visto che c'è una domanda. Esatto. Siamo credo giusti coi tempi. Stiamo entrando perfettissimi coi tempi. Quindi Valeria, se vuoi fare la domanda, te la parola. Ma sì, perché allora una cosa, tu l'hai mai visto Heimat, il film di Edgar Wright? No. Guardalo. Heimat è una serie che era stata pensata per la TV, ma poi in Germania non l'hanno mai mandata in onda in TV perché quindi era troppo per la Germania, di un regista tedesco che ha raccontato la storia della Germania dal Novecento a oggi, poi alla fine è arrivato fino al 94, raccontando la storia della Germania attraverso il racconto, la narrazione di una famiglia contadina della Germania dell'Unsbruck, della Germania del Nord. Tra l'altro narrata all'inizio dallo scemo del villaggio, che era l'unico che aveva in qualche modo il potere di narrare una storia, di guardare le cose con l'occhio del matto, appunto, no? Con quell'occhio che le guarda in un modo diverso. Ecco, lì si capisce che questo tema delle radici in realtà è un tentativo disperato, no, dell'essere umano di dare un nome, una metafora, la bandiera poi è un simbolo, ma insomma di dare un nome a qualche cosa, a un bisogno indecifrabile, indescrivibile, innominabile di stabilità, di equilibrio. Se noti, sono tutte parole che negli ultimi, diciamo, 100 anni hanno avuto un'accezione positiva. Adesso stanno arrivando i biologi, i fisici a dirci che in realtà non è vero, no? Non hanno un'accezione positiva. Però questo tema dell'equilibrio, della solidità, della fermezza, dell'identità, stanno tutte nella stessa famiglia. E sono, come dire, possono avere un epilogo terribile, oppure possono avere un epilogo generativo, no? Cioè, in sé non sono parole negative. Il metterci della negatività è un po' pregiudizievole. Allora, in sé sono parole che dipende dalle intenzioni di chi le pronuncia. Portarle nella sclerotizzazione, in quello come si chiama, l'autore di Immunitas e Comunitas, Esposito, dice ogni comunità è immune, no? Ogni comunità si chiude e respinge le altre. Ma oppure anche portarli in un concetto invece di comunità che accoglie, che in qualche modo sì, è fatta di simili, no? Se si pensa a come remoti, per esempio, qui si chiama sempre gli antropologi in causa, come remoti sostituisce la parola identità con la parola similitudine, a come François Julien, che abbiamo avuto ospite nelle nostre nuove utopie, sostituisce alla parola identità la parola risorse. Cioè sono tentativi di rinominare qualche cosa, però un bisogno che è un bisogno estremamente, quello sì, bisogno naturale di sicurezza in qualche modo, di stabilità. Ecco, non so se sei d'accordo su questo. Sì, no, continuo, nel senso non so neanche se sono d'accordo o in disaccordo, vado avanti con le sollecitazioni perché penso che sia anche molto importante il dialogo, anche l'eventuale confronto. Cioè, chiaramente c'è tutto un tema, diciamo che gli scienziati ci rimproverano e viceversa, solitamente. Io ho pochissimi amici che riescono a switchare, amici e colleghi, dall'ambito umanistico all'ambito scientifico, eh. E io non sono tra quelli, ci rimproverano appunto questa incomprensione poi dell'aspetto brutale, no? Che sta più sul versante natura che sul versante cultura, e tutto il discorso dell'in-group, dell'out-group. Per quello io sono partito, tra le cose a cui sono partito, dal fotografare il fatto che non è tanto il bisogno di comunità, tant'è che io la considero una parola positiva, eh. Ma quanto che esistono le comunità costruite culturalmente, peraltro piuttosto a tavolino, dalle classi dominanti, dai potenti dell'epoca, eccetera, eccetera, e che questa cosa funziona, questa cosa inganna, questa cosa ci rende disposti a.
Al punto che sono d'accordissimo con la bella immagine, guarderò Aimat, mi è già stato consigliato di questo bisogno di stabilità, di sentirsi con i piedi per terra, eccetera, di nuovo. Però mi sono segnato tre parole problematiche per ragioni diversissime, una è quella a cui siamo partiti, cioè storia. Storia, cultura, identità. Cioè, sono, come dire, per loro natura, questo sì lo uso a sproposito, ma è così, sono in continuo, costante, quotidiano mutamento. Certo. Tutte le culture, ce l'hanno insegnato Aimer e Motti in particolare, favole, eccetera, parlando solo degli italiani, tutte le storie, che se ne si creda, e poi, vabbè, identità è una parola da abolire, per quanto Certo, sì. naturale, no? Perché il fatto che si possa sostenere e la nostra storia e la nostra cultura, no? Al presente è completamente insensato, completamente senza senso. Un antropologo, uno storico lo potrebbero spiegare in un minuto a chiunque, eppure nel senso comune c'è ancora tanto questa cosa. E arrivo alla più facile da demolire: è la nostra identità, presuppone che due persone, anche solo due, non 60 milioni, possano essere identiche. Cioè, in italiano identità significa una cosa molto specifica, cioè io ho qua la copia del mio libro, lì dietro ce ne, non so se la vedete, ce ne sono altre tre o quattro. Sì, forse loro due sono identici perché sono prodotti in serie. Uno stampatore probabilmente mi direbbe che non sono identici manco loro, però stiamo parlando di esseri viventi, nel senso manco due gemelli sono identici, manco due gemelli univoculari. Questa roba è fondamentale a far capire perché, per cui è bella anche l'immagine su cui mi hai stimolato. Secondo me, c'è cioè, il mostrare che il luogo in cui siamo cresciuti, le persone con cui siamo cresciuti, la cultura in cui siamo cresciuti immersi, eccetera, eccetera, sono alcuni dei tantissimi aspetti che compongono la nostra personalità e è quello che dobbiamo fare. Poi a quel punto ognuno chiama le cose col nome che gli pare, però sapete Bob Marley che diceva in War, che diceva finché il colore della pelle di una persona sarà più importante il colore dei suoi occhi, ci sarà la guerra. Cioè, poi vabbè, io ho un amore totale per Marley, per la sua biografia, perché poi lui a sua volta era mulatto, per cui si portava dentro questa doppia identità, eccetera, eccetera. Però sono quelle immagini spiazzanti che solo l'arte, la musica, no, ti possono regalare. In effetti, perché il nostro colore della pelle è più importante del colore dei nostri occhi? Cioè, è del tutto arbitrario, chiaramente il nostro colore della pelle può forse lontanamente rivelare una provenienza, ma forse lontanamente, Siamo perché tutti creoli, eh? sì, Cioè. peraltro, di nuovo, gli storici, gli antropologi, gli scienziati ci hanno spiegato per filo e per segno l'invenzione, per esempio, dell'essere bianco, cioè noi ci riteniamo bianchi, ma già c'è questo libro bellissimo sugli europei prigionieri in età moderna, prigionieri e schiavi, soprattutto nel Mediterraneo, che a un certo punto racconta di come, diciamo, in Maghreb si dicesse che la pelle degli europei era come quella dei maiali. In effetti, diciamo, la pelle di un europeo, dell'ideal tipo europeo, non è bianca, è molto simile a quella del maiale. Cioè, per dire, poi l'ho buttata in vacca, scusate, però nel senso, è una roba molto seria. Gli italiani, cioè il percorso, gli italoamericani, no? Il percorso che ha portato gli italoamericani a essere considerati bianchi è stato lungo, eh. Venivano chiamati negri bianchi a un certo punto. E anche persino gli irlandesi hanno fatto fatica a essere riconosciuti come bianchi, per ovvie ragioni. Però sono cose che non so quante persone sanno, no? Cioè, Effettivamente, a me ad esempio questa mancava, dei negri bianchi non la sapevo. Io invito anche, insomma, chi è con noi, insomma, questa sera a fare delle domande. E intanto te ne faccio una io, perché questa cosa che, insomma, comunque abbiamo citato l'identità e tu citi, credo proprio in La storia ci salverà, vabbè, l'hai citato anche prima, Hobsbawm, quando in qualche modo critica, mette in guardia contro l'identificazione emotiva perché appunto l'identità cioè è qualcosa che si definisce in contrapposizione con qualcun altro. E l'idea di un'identificazione emotiva mi ha poi diciamo aperto un link
con un libro abbastanza recente, credo sia di un paio di anni fa, di Anne-Cécile Robert, che parla, edito da Eleutera, che è La strategia dell'emozione. Come in qualche modo, soprattutto attraverso, vabbè, l'utilizzo dei social, ma non solo, ci sia stata una sorta di declassamento della ragione. E mi pare in qualche modo scusate, a favore appunto di una strategia dell'emozione, dove diciamo all'interno dei social network determina dei fenomeni tipo appunto da branco, delle ondate di rabbia emotive e via dicendo. E di fatto aumenta l'individualismo. E questo in qualche modo mi si ricollega a una anche riscoperta delle radici da un punto di vista appunto identitario, spesso non so quanto in realtà usato come, cioè, attraverso la metafora delle radici, però effettivamente con questa nuova ondata di nazionalismi, o scusatemi, non di nazionalismi, ma appunto di ideologie identitarie. Sì, ma chiama, cioè, per quanto mi riguarda, chiamali pure nazionalismi. Non vedo differenze significative tra nazionalismo novecentesco e queste nuove cose che si sono rinominate, probabilmente per un po' di quel micro pizzico di decenza che gli è rimasto, perché in effetti il nazionalismo evoca scenari cupi e inquietanti. Non conoscevo questo libro, adoro Eleutera, i libri che fanno, per cui me lo sono segnato mentre parlavi. E devo dire che mi convince già così sulla carta, da come l'hai raccontato, e appunto poi Eleutera è una garanzia. Nell'ambito mio, mi rimetto un po' nel cantuccio, questa separazione tra conoscenza ed emozioni, la considero, e non sono l'unico, la consideriamo per quanto riguarda la storia, ma in generale il sapere umano, molto artefatta e molto artificiale, nel senso che ti piaccia o no, la conoscenza, anche l'informazione, cioè anche la conoscenza della tua età, transita anche attraverso delle emozioni. Vabbè, voi lavorate con l'arte, nel senso, chi meglio di voi lo sa, cioè che le immagini trasmettono delle cose, per cui ovviamente è una questione di equilibrio, nel senso che c'è stato un dibattito. Io sono nato come storico, occupandomi soprattutto di deportazioni di Shoah, negli anni in cui c'era il grande dibattito tipico all'italiana, no? Per così dire, mi sbeffeggio da solo, però è molto tipico del nostro modo di dibattere in questi decenni, subito polarizzato tra la storia come conoscenza e la storia come emozioni, no? Per cui c'erano gli storici, diciamo, tendenzialmente accademici, che dicevano invece agli operatori culturali, no, la storia e la conoscenza, la Shoah, bisogna saperla, e invece dall'altro versante, all'estremo opposto, c'era chi diceva, no, bisogna viverla, sentirla nel trasporto, però ovviamente erano due posizioni assurde, perché tu, come dire, se la sai, non puoi, soprattutto in quei tratti così drammatici della storia umana, non puoi non emozionarti, non puoi non soffrirne, e se ne soffri perché qualcosa devi pur sapere. Perché se io prendo un marziano e lo calo ad Auschwitz, questo mica si emoziona, non sa dov'è. Per cui ovviamente il tema è tenere in equilibrio. Di nuovo, ho sempre difeso a spada tratta le emozioni. Sono appena stato intervistato da uno storico che per me è un mito su fact-checking, e gli ho scritto: caro Beppe, ti confesso che essere intervistato da te per me è emozionante. Lui mi ha risposto redarguendomi: mi raccomando, che gli storici devono tenere a bada le emozioni, una cosa del genere. Io ho detto: non sono d'accordo, e gli ho mandato una cosa così, perché io credo che invece le emozioni debbano fare parte del racconto. Valeria, presentandomi, diceva: sono una figura particolare, e credo che questa cosa debba passare, il fatto che noi ci emozioniamo, che noi soffriamo, che noi ci incazziamo, deve essere ovviamente in equilibrio, perché non è che sono qua, come dire, dalla mia psicologa, cioè sono qua a cercare di parlare di cose specifiche, e facendo vedere quanto queste mi concernono, per usare un anglicismo. Non lo so, leggerò il libro perché mi interessa molto questa cosa della troppa emozione.
Ma diciamo che forse dobbiamo imparare a essere consapevoli delle emozioni che proviamo, che forse è questo il problema, cioè che a volte siamo molte persone, di cui parlava anche prima Elisa, sono in preda a stati emozionali senza avere la consapevolezza chiara di che tipo di emozione stanno provando e dunque riescono anche a gestirla con grande difficoltà. Sono d'accordo, io non credo che ci riuscirò neanche a 80 anni perché ho citato una casa da mia psicologa, però io dal mio punto di vista è molto più semplice di così, perché poi io, come dire, sto bene nella mia veste e poi se tolgo la veste dello storico sono una persona ovviamente come tutti gli altri, però nel senso che a me viene facile, visto che sono cose che abbiamo studiato, fischiare un po' i falli e appunto si dice no, re è nudo. E smascherare tutti quelli, mi ripeto, perché secondo me è fondamentale tutte quelle cose che sono costrutti culturali che per aiutarci a ridimensionare. Io credo che il verbo ridimensionare sia stato spesso malinterpretato, perché ridimensionare in italiano, quando lo si usa, si intende rimpicciolire, no? Sì, ma in realtà ridimensionare vuol dire. Cioè, etimologicamente, Riportare alla sua di dimensione. riportare le dimensioni che quella cosa ha, che potrebbero anche essere più grosse, diverse, tonde, non quadrate, cioè, però appunto sì, in quel senso sono d'accordo con te, Valeria, cioè avere consapevolezza del fatto che le cose hanno delle dimensioni è fondamentale. Poi sul saper gestire le proprie. Non lo so, mi è stato detto di recente, così vi faccio vedere da un angolino di mia vita privata, che è un po' paradossale che io a parlare, che ne so, persino con dei fascisti, in una situazione, diciamo, contenuta, riesco a essere glaciale e invece a parlare con le persone a cui voglio bene mi incazzo, mi infiammo. E chiaramente c'è anche strumentalità in questa cosa, nel senso che io lo so che se no poi passa il messaggio sbagliato, il contenuto va buttato nel cesso. Però perché invece quando sono in un ambiente protetto sono meno controllato? Proprio perché sono in un ambiente protetto? Cioè, non so, per cui diciamo che sul livello del lavoro su di sé non so come si fa. Parlando di storia di cultura, qualche idea me la sono fatta, ecco. A questo proposito c'è anche un messaggio di Cristina Travanini, che appunto è un altro membro del team curatoriale, che dice: forse l'opposizione tra emozioni e ragione è un altro luogo comune da sfatare. Sì, Quindi sì. vi posso leggere perché tra i file aperti c'ho questo libro. Se leggete, purtroppo in italiano non c'è. Ah no, scusa, Yvan Jablonka, uno storico francese di evidenti origini est europee, per continuare a fare la storia dei cognomi, che ha raccontato la storia dei nonni che non ha mai avuto. Questo libro molto bello e tutto quanto. E all'interno di questo libro scrive questa frase che vi leggo. E poi lui, per chi legge il francese, ha fatto un suo manifesto sulla storia, che si intitola La storia della letteratura contemporanea, che è meraviglioso, e in cui dettaglia meglio questo concetto. Dice: non ha senso contrapporre scientificità e partecipazione emotiva, eventi esterni e passioni di comunica, storia e arte del racconto, perché l'emozione non nasce dal pathos o dall'accumulo dei superlativi, scusate, l'ho detta malissimo, essa scaturisce dalla nostra tensione verso la verità. Cioè, tra le tante cose che ci sarebbero da dire, questa è detta molto bene. Cioè, la conoscenza è un'avventura conoscitiva, scusate il bisticcio, e non può non emozionarci. Per cui fa tutto parte della stessa cosa. E di nuovo, poi a scoprire, a studiare, non possiamo non emozionarci. E emozionandoci, peraltro, capiamo delle cose. Per cui sì, è assolutamente un altro luogo. Più che altro è un finto binomio. Beh, mi sembra un ottimo punto di partenza a partire dalla domanda di se esistono delle radici dell'umanità e come educarsi alla storia universale. Mi viene da dire che il giusto bilanciamento tra i fatti, ma anche l'emozione, che in qualche modo nella sua grandezza, la conoscenza che nella sua grandezza ci emoziona in qualche modo. Io allora, visto che avevamo promesso di finire puntuali, un po' mi dispiace, però così ci tocca. Ringrazio Carlo Greppi, ringrazio Valeria Cantoni che è stata con noi, ringrazio tutti voi che avete partecipato, ringrazio Francesca Zaia che è la regia di questi incontri, nonché l'organizzazione del festival.
appuntamento a domani con sempre 19, c'è Itamar Gov con Numa Duma, Rosa Masilela, che parleranno di appunto radici come identità, passati condivisi e futuri invece immaginari, e giovedì alle 19 con Elena Janecek e Cristina Travanini per parlare di radicamento, lingue madri, linguaggi, eccetera, eccetera. Grazie ancora Carlo Greppi. Grazie Lisa, grazie a tutte e a Ciao, tutti. grazie, ciao.